vista, in questo caso il punto di vista del mare, i protagonisti di questo incontro sono proprio il comandante Flavio Serafini e lo skipper Enrico Zaccagni. Ecco qua, un saluto. A dare il via però a questo incontro il presidente di Assonautica Imperia, Lucio Carli. Buonasera a tutti, Flavio, grazie di questo momento. Sono giornate straordinarie, io sto facendo un po' un ricordo di tutto il progetto dell'epoca, perché appunto nell'86 avevo 22 anni ed ero a bordo di Eugenia Quinta. All'epoca mi divertivo tantissimo andando per mare, ho fatto tanti altri, tutte le cose, ho fatto tutti gli anni praticamente di Vele d'Epoca, e le ultime 5 edizioni ne sono stato il presidente, con tutti gli onori e gli oneri che ricopre questa carica. Non sono più andato a mare, questo mi dispiace tantissimo e mi piacerebbe ritornare a farlo. E però è veramente una bellissima storia dell'epoca, una storia di grande passione di tante persone che ci hanno messo il cuore, perché andare per mare veramente vuol dire amare questa attività, questa disciplina, oltre che attività sportiva. Per cui penso che oggi faremo un po' questo percorso di dell'epoca. Qui con noi oggi abbiamo Lasser Coats, che per chi va per mare è una delle massime espressioni della vela moderna. Quindi sicuramente su queste panchine negli anni sono passati personaggi da Dennis Conner, l'americano che ha perso e vinto la Coppa America, a Eric Tabarly, che è stata forse la figura che a me ha fatto più emozionare vederlo qui tra noi. Poi l'amico Mauro Pellaschieco, ormai è il simbolo della vela, Cino Ricci, ma poi c'è stata tutta la storia della cantieristica con grandi progettisti che hanno veramente reso nobile e prestigioso questo evento. Quindi una storia molto importante. Oggi penso che gli amici che sono qua con noi ci faranno fare un percorso molto, una veleggiata, possiamo dire veramente di un gran bel ricordo. Io voglio dire una cosa che secondo me è fondamentale, una figura che per noi è stata importantissima nel progetto dell'epoca, è stato Flavio Serafini. Flavio ha costruito veramente con amore e passione dei libri che sono poi esposti qui nel museo, che ho visto che due mi mancano e quindi dovrò assolutamente andare a cercare. Mio padre, con la grande cultura che aveva per mare, era grande amico di Flavio e con lui si confrontava spesso, perché c'era questa passione che quando vai per mare è una passione veramente che ti trasporta, e Flavio ha fatto veramente di questa passione un lavoro di recupero di tanti oggetti, di tante cose meravigliose che sono contenute qua sopra la nostra testa, una parte, altre devono ancora essere trasferite qui, e quindi dobbiamo dire grazie a lui. Grazie, perché questi libri sulle vele d'epoca d'Imperia sono veramente un ricordo dello yachting mondiale, un ricordo con barche che sono state minuziosamente da lui analizzate e riportate in questi libri. Per cui io ti devo dire col cuore da marinaio, per quello posso definirmi marinaio, ma essendo stato iniziato da mio padre all'età di 3 anni in giro per tutti i mari, mi posso sentire una piccola parte anche marinaio in me. Grazie per il lavoro che hai fatto per Imperia, che hai fatto per le vele d'epoca. Quindi oggi iniziamo questa veleggiata con voi, e domani faremo invece un altro tipo di analisi sui 30 anni di vele d'epoca, cercheremo di trovare un po' tutti gli aneddoti che hanno portato alla nascita di questo evento. Quindi io continuo a ripetere, ci sono infinite persone che ne vogliono avere la paternità, perché poi quando un carro è vincente tutti vogliono salire sul carro dei vincitori. Allora domani faremo proprio alle 6:30 in banchina, in Calata Anselmi, il momento o si parla adesso o si tace per sempre, per cui chi vorrà venire vorrà dire: io nell'86 ho fatto questo e quest'altro, già ero partito con un'idea che ci fossero 3 persone, ne ho dovuto cambiare una perché mi hanno dimostrato che una persona non c'era e un'altra c'era, per cui scopriremo tanti aneddoti domani, per cui un'altra veleggiata domani, oggi una stupenda veleggiata con voi. Grazie di cuore, grazie a voi. Grazie dunque al presidente di Assonautica Imperia, Lucio Carli, per queste belle parole. Allora io adesso lascio assolutamente la parola ai due protagonisti di questa conferenza incontro, il comandante Flavio Serafini e lo skipper Enrico Zaccagni. Buona continuazione.
Buonasera. Questo incontro si può definire un breve flashback, non a corde della memoria. Prima di affrontare il tema principale di questo incontro a Mosaico, vorrei ricordare i personaggi protagonisti che qui non ci sono più e che per anni hanno popolato queste banchine. Vorrei ricordare gli skipper Tavali, Gianmarco Gloria Dolmo, Alfredo Marchini di Samadi, Aldo Martinetti di Santa Maria, Umberto Visconti di Rodine Seconda, Eric Pascoli di Mariette, Elo Baldi di Leon Pancaldo, Cristina Tagliaferri di Nina Luisita, gli ammiragli Pini, De Giovanni e Iannucci di Attica Seconda, Bruno Veronese, Giuseppe Andolina di Agneta e altri personaggi legati alla manifestazione come l'amico architetto Ciarelli, Gavanini, Ranzini, presidente della Sonautica, i giornalisti Carlo Clemente e i fotografi Sandro Pesato, Sorrisio, Velanzangeli, e a loro va il nostro commosso ricordo. Nell'epoca 1986-2016. La prima edizione vede una barca che si chiama Alzaola. Lascio la parola a Chico. Grazie, funziona questo microfono, forse no. Grazie Flavio. Sì, io mi sono reso conto dalla tua introduzione che in realtà siamo molto vecchi, perché molte persone che hanno cominciato con noi questa bellissima esperienza, questi incontri qui, purtroppo non sono più tra noi. Quindi ci si rende conto che il tempo è passato, ne è passato tanto, e Imperia è sempre un appuntamento interessantissimo. Tutto il Mediterraneo si muove e non solo, ci sono delle barche che vengono da fuori del Mediterraneo, è fantastica. Io ho visto in banchina Spartan. Spartan è una barca eccezionale, è l'ultimo New York 50 che rimane al mondo, restaurato in maniera magnifica, e averlo tra di noi oggi abbiamo fatto un'emozione incredibile. E bene, allora, come Alzaola. Alzaola era la mia barca ai tempi, quindi nell'86 quando partecipai al primo raduno. Ma devo dire che tornando un pochino indietro nel tempo per capire come nascono, come sono nati questi raduni e come è nata l'importanza della storia tra di noi appassionati di barche d'epoca, in realtà bisogna risalire a qualche anno prima, perché nell'82 fu fatto il primo raduno in assoluto in Mediterraneo di imbarcazioni d'epoca. Questo fu fatto un po' più scelto. Fu una cosa particolare, diversa da questa, perché si chiamava il Veteran Boat Rally. Fu un'idea di Vincenzo Zaccagnino, ai tempi direttore di Nautica, e del Royal Club di Porto Cervo, sponsorizzato dalla San Pellegrino. Ci furono poche barche. Io devo dire che c'ero anche a quei tempi, perché la mia barca era mio padre, era una barca di famiglia, noi eravamo una famiglia di appassionatissimi sportivi della vela e appassionati di navigazione. E quindi contemporaneamente, o poco dopo il primo raduno a Porto Cervo, fu fondata l'AIVE, l'Associazione Italiana Vele d'Epoca, ai tempi per volontà di Beppe Croce, e con un gruppo di pochi partecipanti, tra i quali lì di nuovo c'era mio padre, e quindi io mi sento di partecipare fin dall'inizio a quello che in Italia perlomeno è stata la trasformazione delle vecchie barche in barche d'epoca. E è stata una trasformazione fantastica, perché è stato un gradino culturale che ci ha portato tutti a riguardare le nostre radici, le nostre, parlo di noi appassionati di yachting, di marineria e di nautica in generale. Quindi tornando a Imperia, nell'86 nasce questa manifestazione con radici diverse da quelle di Porto Cervo, perché abbiamo scoperto in Imperia
il cuore della gente, il cuore della gente, del popolo che ha visto arrivare su queste banchine le barche dei sogni, le barche del passato, le barche che poi dopo sono apparse a partire da qualche anno dopo sui libri scritti da Flavio Serafini, perché Flavio fin dall'inizio ha cominciato a catalogare le storie delle barche, le fotografie, ha avuto contatti con gli skipper, con i proprietari, al punto che dopo volume, ogni certo numero di anni o roba del genere, c'era un aggiornamento perché le barche aumentavano ogni anno di più e i libri diventavano più grandi. Prima c'erano delle differenziazioni tra barche nate come yacht e altre nate come imbarcazioni da lavoro tradizionali. Alcune erano imbarcazioni di pura regata, altre erano imbarcazioni che si mantenevano tramite il lavoro che potevano effettuare, quindi charter, le scuole di vela e così via. Poi piano piano nei libri successivi sono state inserite tutte insieme come parte della nostra tradizione marinaresca dello yachting. Bene, io da allora ho partecipato forse a soli altri due raduni, perché nel 92 poi con Alzavola noi siamo partiti per attraversare l'Atlantico e da allora ho navigato in altri mari per parecchio tempo, fino almeno al 99, e tornato nel 2000, poi per me è stato il tempo di prendere questa grandissima e importantissima decisione della mia vita, che era quella di cedere Alzavola a chi poteva permettersi di effettuare il restauro del secolo, perché era una barca del 1924 e con tanta navigazione sopra e sotto quei ponti era necessario farlo. Ho avuto il piacere di seguirne il restauro e ora ho il grandissimo piacere di vederla qui in banchina 30 anni dopo e domani sarò a bordo per le regatine senza mento che ci sarà domani. Ti passo il microfono, Flavio. Sì, noi ricordiamo bene, benissimo Alzavola, poi tu sei sparito per parecchi anni nei Caraibi e la Alzavola non riuscivamo più a recuperarla come altre barche. Tornando sempre alla prima edizione, ai primi anni, almeno le prime 5 edizioni, io le definirei edizioni fai da te, nel senso che non c'era uno sponsor, però c'era un gruppo di persone, i cosiddetti venturieri, che avevano la propria barca, quindi tra questi Alzavola, Cerida, Colomba, Desiree, Eltis, Stella, Four Winds e Ristona, ovviamente, Ristona di Gianmarco. E ieri, per esempio, parlando di Gianmarco, qualcuno si è dimenticato che dopo Ristona Gianmarco ha cercato di tenere in vita quella bellissima nave goletta che si chiamava Four Winds, che è sparita poi nel nulla, poi parleremo delle barche scomparse e quindi mi ricordo di lui molto bene. E poi quando lui subito dopo la guerra pilota ferito in congedo ha creato la Compagnia della Vela, che è stata poi la madre del yacht club di Sanremo. Quindi ricordo quelle prime edizioni quando i venturieri si facevano sentire e vedere, perché a parte il fatto che arrivavano dalle diverse destinazioni, ma poi macchina si sentiva cantare fino a tarda sera, un po' il vino scorreva soprattutto la birra, ma soprattutto per le manifestazioni che ci ricordavano i grandi raduni velici di Brest e Douarnenez, un'atmosfera indimenticabile. Poi dopo la quinta edizione le cose sono un po' cambiate. Sì, però oggi macchina Moonbeam è arrivato con le musiche scozzesi, irlandesi e così via a bordo, sì, mentre l'equipaggio rassettava la coperta. È vero. Ti ringrazio per aver citato quel libro. Il libro ha avuto varie edizioni e indirettamente un po' una testimonianza della città Imperia, quindi delle vere d'epoca. Però ti vorrei chiedere una cosa, poi ovviamente rispondere anch'io a questa domanda: qual è la barca che ti ha più
impressionato, ti ricordi con maggior piacere? Una domanda difficile che ha tantissime risposte in realtà, perché in realtà io quando vedo una barca quasi sempre me ne innamoro, non c'è niente da fare, per cui mi è difficilissimo disezionare. Sono un amante terribile, perché si innamora di tutte poi alla fine. E naturalmente io nel cuore c'ho la Zavola, perché ci sono nato e quindi nessuno me la leva, e senz'altro quando la vedo mi sento a casa fino a quando ero piccolo. Però oltre che la Zavola, in realtà adesso c'è un'altra barchetta più piccola, si chiama Enone, è una barca del 35 e naturalmente ci ho messo i miei 5-6 anni per restaurarla, per cui durante il lungo tempo ti innamori di ogni pezzetto di legno, di ogni angolino, di ogni cosa, anche quella. Ma e delle barche, le altre barche, quelle che non mi appartengono dal punto di vista proprio, diciamo, economico, fisico, ma soltanto emozionale, emotivo, devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare con molte barche, perché mi sono dedicato dal mio ritorno dai Caraibi al recupero di imbarcazioni d'epoca, al restauro, alla progettazione del restauro e alla direzione dei lavori, e per cui molte di queste barche per le quali ho lavorato mi hanno lasciato una ferita nel cuore una volta che le ho consegnate agli armatori. Però fortunatamente con tutti gli armatori e con tutte le barche ho mantenuto dei rapporti meravigliosi, per cui per esempio, che so, Kipawa, una barca velocissima, fantastica, bellissima, e ci ho regalato tanto e ci ho dedicato tanto tempo per il restauro, mi piace moltissimo. Ma mi piace moltissimo Magda XIII, che è tornata in Norvegia, era un anker del 1937, una barca potente, incredibile. Poi tra quelle, diciamo, naturalmente Aileen, diciamo, è una barca che è diventata famosissima perché dietro Aileen c'è un'organizzazione incredibile e noi ogni anno la vediamo anche qui a Imperia, perché sempre fa parte dello sponsor, dello sponsor della manifestazione insieme agli altri sponsor di Imperia. Per cui Aileen è un'altra barca che ho sognato di recuperare fin da quando era abbandonata nel Mar dei Caraibi in mezzo alle mangrovie, e John, il proprietario dei tempi, cercava di mantenerla a galla riuscendo a sostituire le ordinate d'acciaio sfilandole una per una e mettendoci dei tappi e rifacendo l'ordinata stessa, poi andare a rimontarla. Nel frattempo quella opposta finiva di corrodersi, era una cosa terribile. E poi finalmente la Officina Panerai ha fatto questo passo, l'ha acquistata e ho avuto la fortuna di seguirne il restauro. E poi tra le barche invece grandi, quelle con le quali non ho passato tanto tempo insieme, ecco, le barche grandi, a me per esempio Puritan mi piace da morire, è quella che mi piace più di tutte tra gli schooner grandi in realtà, e senza niente togliere da tutte le altre. Ma come ti dico, non mi fare queste domande perché non smetto di rispondere. Sì, io le vedo invece dal punto di vista storico. Io ho delle barche che mi sono rimaste veramente nel cuore, perché sono rimaste come sono nate, sono poche purtroppo. Notturne, i Molly, che vive in questo momento mezzo ai classiconi di Monte Carlo, i Moia e Soella, per esempio, ecco, dove tutto è rimasto nelle attrezzature, nei cavi, nei passacarri, in tutte le attrezzature c'è tutto l'originale. Questo significa che gli armatori, gli skipper, hanno mantenuto queste barche nel tempo. Poi ci sono state nelle prime edizioni anche le barche da lavoro, che davano un certo fascino, un fascino che non era condiviso dall'aile, che voleva solo lo yachting, diciamo, o di prestigio, oppure lo yachting raffinato, e invece quelle davano colore, e speriamo di rivederlo domani. Poi ci sono, abbiamo visto che ci sono delle barche che stanno scomparendo dalla scena, o invecchiano, o vengono dimenticate, o sono sotto, diciamo,
una ristrutturazione aleatoria che molto spesso le condanna poi a morire. In questi giorni abbiamo visto il caso di Tirrenia, di Isca, di Samadi, non sappiamo che fine abbia fatto l'Elpis. Però l'Elpis so qualcosa, sì. Perché ho parlato e ha in Abruzzo, in Molise, sì. San Benedetto, bravo, San Benedetto. Aveva avuto un po' di danni in banchina, ma il proprietario mi ha detto che aveva praticamente la stava vendendo a una persona che voleva ristrutturarla. Speriamo bene. Poi fra le tante banche, ovviamente ci sono state le banche della Marina. La Marina è sempre stata abbastanza presente, a parte la madre scuola Palinuro, il Vespucci che venne qui in banchina a Omiglia nell'83 quando ci fu quel famoso raduno dei capitani di Capola, e quindi Artica, Corsaro, Stella Polare, Caroli e Orsa Minore. Orsa Maggiore, anzi, perché l'Orsa Minore purtroppo si è persa nel 64. E lì devo dire che non so come spegnere il mio computer, Sara. Spero che finisca presto questa storia. E di Orsa Minore ricordo per esempio che a volte non bisogna andare troppo contro il proprio destino. Io ero imbarcato sulla nave Vesuvio e avevo chiesto di partecipare alla regata, poi invece quella notte il comandante si oppose perché non potevo fare a meno del capo servizio telecomunicazioni e operazioni e si oppose a farmi imbarcare. Quella notte purtroppo Orsa Minore ha finito la sua storia. Volevo invece parlare invece di quegli enti che tengono in vita le barche, che sono i cantieri di ristrutturazione, dove tu poi, che sei molto più esperto di me, che segui le ristrutturazioni, puoi dire qualcosa in merito. E poi parliamo della salvaguardia delle barche, perché le barche oltre i 50 anni devono essere considerate dei beni storici, quindi beni anche artistici ci vogliamo. Avevamo fatto venire la Serena Germani che con Sgarbi avevano proposto un disegno di legge per la salvaguardia di queste banche storiche, c'era stato anche un progetto di legge, oltre ai firmatari c'era anche stato Claudio Scaiola, però poi di tutto questo non si è saputo più niente. Sì, è tutto vero. In realtà prima bisogna premettere che tu Flavio in realtà sei una gran parte della memoria storica di queste nostre banche. Perché oltre ad averle messe nei libri, averle scritte in tantissime lingue, perché io questi libri li ho trovati in tutte le nazioni del mondo dove sono stato e dove ho navigato, per cui evidentemente sono stati tradotti anche in molte lingue, e dopodiché sei stato l'anima di questo locale trasformato in museo, che io immagino che in futuro sarà una cosa fantastica, perché a parte la struttura che lo permette, io so che avete una quantità di materiale ancora nei magazzini, nel vecchio museo, nelle cose, poi c'è lo spazio per mettere delle barche vere e proprie, se non sbaglio, in questo museo. Si era detto proprio. Padiglione e imbarcazione. Quindi questo qui è una grossissima parte di quello che noi intendiamo come memoria storica che deve essere trasmessa al futuro e tramandata. Il resto, l'altra parte, appunto, come dicevi, lo fanno i cantieri, lo fanno i progettisti di cultura e di conoscenza, e lo dovrebbero fare le leggi o l'organizzazione dello Stato che dovrebbe difendere questo patrimonio, salvarlo, cercare di salvarlo, come accade nei paesi più colti del nostro. Come accade in Scandinavia quasi ovunque, come accade in Francia, come accade negli Stati Uniti, e noi siamo qui sempre a cercare di trovare una buona legge che non esce mai, e anche a Viareggio come sai, io faccio parte di un'associazione, di un club di imbarcazioni d'epoca, che è Belle Storiche Viareggio. Devo dire che ne sono nate diverse di queste associazioni,
e questa è una bellissima cosa, perché vuol dire che c'è una sensibilità alla fine nel pubblico e quindi negli appassionati delle barche d'epoca, che non necessariamente non si iscrivono al Live, ma oltre al Live ci sono altre piccole associazioni che sottolineano altre parti che magari il Live non ritiene importanti e che possono risultare importanti nel salvare. Noi con Belle Storie di Viareggio abbiamo fatto due convegni sulla salvaguardia delle imbarcazioni d'epoca e abbiamo partecipato a quello che sarà la stesura del RIE, cioè il registro imbarcazioni d'epoca. Anche dopo la famosa legge che Scajola aveva preso in mano e voleva difendere tutto e che non è passata, ci sono, noi tutte le volte si dice, ci sono dei senatori o comunque dei politici che prendono a ben volere queste nostre richieste o esigenze. Sappiamo tutti che come peso specifico sono cose che pesano poco nei problemi e nelle cose dello Stato, naturalmente, ma ci piacerebbe dal punto di vista culturale che veramente si capisse che è una grossa parte delle nostre capacità, nostre come mondo, come uomini di intelligenza, quelli di aver creato degli oggetti che non solo galleggiano, navigano, si spostano da una parte all'altra del mondo sfruttando la forza del vento e la bontà delle loro carene. E quando si costruiva in legno, questa era arte navale e per noi questa è tuttora arte navale e bisogna riuscire a continuare a salvarla. In questi anni i raduni si sono moltiplicati. Dopo Portocervo, dopo Saint-Tropez, Antibes, Imperia, abbiamo assistito alla nascita dei raduni alle Grazie, alle giornate della Marineria di La Spezia, alle Vele Storiche di Viareggio, ai raduni di Napoli, di Procida, di Trapani. Stiamo vivendo un periodo decisamente complicato dal punto di vista economico, quindi c'è la possibilità che alcuni di questi raduni possono perdere importanza per varie ragioni. Primo, perché un armatore o uno skipper può essere da tutte le parti. Secondo, perché ci sono problemi economici. Poi ci sono problemi di scenario. Quindi non sappiamo, in base anche alla situazione attuale, per quanto riguarda Imperia, se questa banchina potrà un domani essere dedicata, definita finalmente come la banchina Saint-Tropez di Antibes. E quindi volevo chiedere magari a Lucio se ci sono speranze di vedere una banchina come la vogliono gli skipper e come la vogliono gli armatori. Ci sa bene che questo era un sogno di Assonauti, che non si è provato a portare avanti, sappiamo però la situazione ancora del porto qual è. Quindi noi continueremo a insistere, però dobbiamo aspettare ovviamente ancora dei passaggi tecnici che dovranno possibilità le amministrazioni eccetera di poter fare delle scelte, cosa che in questo momento purtroppo non possono fare o possono fare per un periodo transitorio, è quello che rende un po' tutto così ancora complicato e difficile. Abbiamo una... Quindi noi insisteremo ovviamente. Abbiamo una burocrazia che incide, purtroppo. Però abbiamo tutti necessità, non solo per dal punto di vista estetico, di chiedere alla banchina di diventare una banchina di uno scout lisse completamente. Un museo galleggiante. Noi abbiamo molto sintetizzato questa conferenza, questo flashback, anche perché tra un quarto d'ora apriremo il Museo Navale. Il Museo Navale che in questo momento si espone in 10 sale, una antitesi di quello che sarà poi il grande museo con la parte storica che è ancora in Piazza del Duomo. Non so se qualcuno se qualcuno può fare delle domande, perché vorremmo coinvolgere il pubblico. Purtroppo
non vediamo molti skipper che saranno sicuramente a sistemare le barche, quindi abbiamo perso l'occasione di avere un raffronto diretto, diciamo, con loro. Però eventuali domande sono ben accette anche da parte vostra. Grazie. In questa situazione che gli equipaggi partecipano poco ai convegni è ricorrente, questo perché in realtà è difficilissimo schiodare i marinai dalle proprie barche, questo senza dubbio, e quando si sono schiodati stanno in banchina a parlare della regata che è terminata, a rigiocarla praticamente in banchina tutte le mosse che sono state poi effettuate in mare, e poi dopo tutti si gettano sulle birre piuttosto che sui pasticcini o su quello che c'è. E la parte culturale in realtà sì, è una grande parte che è dentro lo spirito di ognuno di quei marinai, ma in questo momento, nel momento della regata, è difficile partecipare. Ci partecipano con lo spirito, perché poi chiederanno a te e a me com'è andata, che cosa ci siamo detti, chi c'era, peccato non ce l'ho fatta venire e via di seguito. Quindi noi li perdoniamo, perché al loro posto forse saremo anche noi in banchina a parlare delle boe, delle regate e delle precedenze. Va bene, siamo stati nei tempi. Una domanda, una curiosità insieme, perché secondo me è una cosa da fare. A me è capitato in questi anni, quando ho partecipato a tanti raduni di barca storica, di navigare con gli inglesi, con gli americani, con i francesi, con gli italiani. E ognuno ha il suo modo di interpretare la regata, la barca d'epoca. Abbiamo un esempio straordinario che sono i marinai bretoni, che provo veramente con una passione che difficilmente trovi in altri. Qual è il vostro punto di vista, proprio in modo sintetico? Avete un modo di... Mi è capitato, non so, su Purita, di avere magari una più facilità a utilizzo di quei bandi alcolici a bordo, magari il comandante che faceva il bordo per tornare sempre sullo stesso punto a terra, e quindi era più un'interpretazione di voglia di partecipare, sì, ma non di vincere. Un bretone sale a bordo per vincere, sì. Un italiano ci ha messo del tempo per avere la voglia di vincere, poi l'ha fatto magari esageratamente con magari personaggi che arrivavano qui con tre barche, che competevano poi tra loro stessi, e quindi un po' l'italiano, come siamo abituati a fare in modo esagerato quando andiamo per mare. Ripeto, io ho partecipato a diverse Operation 6 nel Nord Europa, abbiamo visto cosa succede anche in Francia, soprattutto a Brest, guardi lì, ci sono migliaia di vele che si ritrovano. Certamente c'è molta gente che appena arriva in banchina, anche fuori, ha l'abitudine sacrosanta per loro di bere. Quindi c'è un po' di folklore che forse qui viene a mancare, perché non si canta, perché non si esce in determinate condizioni. Sono scenari diversi che ripetono anche da una profonda cultura del mare che loro hanno più evidente. Sono spettacoli grandiosi. Qui anche per gli spazi ristretti, perché non potremo accettare le 4.500 imbarcazioni che sono venute 2 anni fa a Brest di tutta la regione che vi parte, però volevo dire, le manifestazioni che abbiamo fatto hanno sempre raggiunto il top di presenze, quindi non possiamo chiedere di più all'organizzazione. Vedere tanti paesi è quello che forse è più importante, tante bandiere. Una volta ho notato che i francesi erano molto più numerosi di oggi. Bisogna chiedersi il perché. Tu non so se hai qualche risposta a questa domanda. Ma sai, la risposta secondo me è nella realtà delle cose, vale a dire, prima c'era Imperia, poi a seguito di Imperia sono nate le regate per barche d'epoca sulla Costa Azzurra, e sulla Costa Azzurra bisogna dire, signori, che sono parecchio bravi a organizzare le cose, e quindi sia Antibes che Cannes attirano moltissimo,
e Saint-Tropez, lo sappiamo, è una, anche questa è una regata storica e c'ha un fascino incredibile. E poi appunto le banchine sono molto belle, le banchine. A Cannes, che c'è un porto un po' complicato, un po' come qui, si riesce ugualmente a raggruppare tutte le barche praticamente insieme. Qui è un pochino un dispiacere dover dividere le barche per dimensioni, e chi sta qui davanti alla parte centrale è scollegato da quelli che stanno più piccoli, che stanno nella parte verso ponente. E questo è un po' un peccato, sarebbe bello. Nei primi raduni in realtà erano tutte insieme le barche, poi dopo è stato fatto il porto e si è trasformato, ma si è trasformato non in funzione del porto per eccellenza per le imbarcazioni storiche d'epoca, ma si è modificato per un'economia diversa, per sfruttare quello che al giorno d'oggi è una grandissima industria, che è l'industria del mega yacht in realtà, industria per la quale, anche se noi non ci partecipiamo direttamente, dobbiamo comunque renderci conto che è un'industria importante anche per l'Italia, perché l'Italia, dopo gli Stati Uniti, è il secondo paese al mondo per la flotta costruita di imbarcazioni grandi, di mega yacht. Sì, soprattutto di Reggio a questo punto. Quindi chi costruisce o chi decide di fare un marina, mi immagino che voglia dedicare dello spazio per quella fetta di nautica che è quella che rende al giorno d'oggi. Però diciamo, la popolazione e gli appassionati dovrebbero avere un peso un pochino più importante, perché insieme a loro c'è la storia e la tradizione, e che è quella che permette di procedere anche in un futuro, perché le radici sono importanti per creare le foglie. Quindi chi fa l'olio lo sa, quindi vorremmo vedere anche qui a Empedia in realtà che ci si adegui a delle belle banchine e vedere tutte queste grandi barche lucide, perché le cose sono cambiate anche come le barche sono sempre più belle oggi da un certo punto di vista. Capisco quello che ha detto Flavio, che era bello avere le barche tradizionali, le barche da lavoro, però è anche bellissimo vedere gli yacht belli lucidi, con le vernici fatte, curate, e al giorno d'oggi sono meravigliosi, sono degli oggetti che vedi e non puoi che innamorartene e rimanere innamorato per sempre in realtà. Bene, chiudiamo questo breve show sulle barche. Ringraziamo le autorità presenti e tutti gli amici che sono intervenuti. Grazie e buona serata.